domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Amici telespettatori, la buona giornata a tutti voi. Trasmettiamo da San Giovanni di Gerace, uno dei piccoli comuni che si affacciano sulla Valle del Torbido, un paese ricco di una grande storia, di una tradizione infinita e di una leggenda che l'ha caratterizzato nel corso dei tempi. Un paese che affonda le radici sicuramente nell'età preistorica, se è vero come è vero che le grotte sono state abitate dagli uomini primitivi, ma successivamente altre civiltà si sono affacciate su questo territorio che ha caratterizzato la vita dei nostri borghi. Prova. Da capo Antonio, da capo. Allora, ritorniamo sul nostro assunto, parlando di San Giovanni di Gerace. Dicevamo grotte abitate dagli uomini della preistoria. Se è vero come è vero che sul territorio della Valle del Torbido le prime civiltà attestate dai reperti archeologici risalgono al quinto millennio avanti Cristo. Ma sicuramente noi parliamo di religiosità oggi, parliamo di un mondo che ci appartiene, che ha visto protagonisti i nostri avi. Diciamo che su questo lembo di terra le civiltà senza soluzione di continuità per quasi 7000 anni ha avuto un momento di grande levatura. Dicevamo dell'età preistoria e dall'età preistorica all'età greca. Qui i greci locresi passarono per fondare le sue colonie di Ipponion. Tanti reperti, tante realtà. Il Livadio divenne una via di transito per quel che riguarda specialmente quel piccolo fortino che è stato rinvenuto a Monte Palazzi di Grotteria. E allora, se i resti testimoniano la civiltà degli antichi, a maggior ragione dobbiamo dire che dove vi sono rimangono impresse anche le presenze umane. I Romani e poi tante civiltà che è inutile definire, perché noi vogliamo parlare di religiosità e di pietà popolare. Alle mie spalle oggi voi vedete questo splendido santuario della Madonna delle Grazie, costruito nel 1848, però non è se non l'espressione massima chiesistica, fideistica di questo paese. Perché diciamo questo? Perché le prime dimore o la si trovava fuori dall'abitato. Lì vi era una chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli con romitorio e quindi uno degli addetti che serviva soltanto per la manutenzione della chiesa stessa. E allora ci troviamo sulla via sacra, su quella via che portava in quella realtà di campagna dove i primi monaci venuti dall'Oriente bizantino hanno posto saldi e radici. Erano monaci che venivano dalla Grecia, dalla Palestina, dalla Cappadocia, dall'Egitto, spinte tutte persone da lotte iconoclastiche. Quindi la Chiesa trova in questa realtà uno dei momenti cardini della loro presenza. Ma successivamente assistiamo e notiamo tante altre realtà che caratterizzano la vita di questo borgo. In quella località chiamata Catananna vi era un'antica dimora, un'antica chiesa, un vetusto oratorio, potremmo definirlo, che col passare del tempo cadde in disuso. Era una chiesa dedicata a Sant'Antonio Abate. Ma su quella via tanti fedeli, tante realtà si sono poste all'attenzione di tutti. Ma successivamente a quella realtà vediamo sorgere anche le prime dimore che servivano per coloro i quali avevano e collaboravano con questi monaci, che prima diventano soltanto momento di preghiera e di lavoro, ma poi diventano pure elementi che si pongono a porre in essere
degli interventi per quel che riguarda la crescita civile e sociale di quelle persone che vivevano intorno a questa realtà. Amici telespettatori, allora diciamo che qui la religiosità, qui la fede si perde nella notte dei tempi. Mille anni, possiamo dire, senza termini alcuni, vedono protagonista la realtà, la popolazione che si affacciava su queste contrade. Però diciamo che il primo documento scritto che noi riusciamo a percepire, del quale abbiamo avuto contezza, è un documento che risale al vescovo Leonzio, il quale assegna i beni della Santissima Chiesa Locrese al, noi potremmo oggi dire, al successore di San Bruno, ossia al beato Lanuino. Leggiamo, ma può sicuramente fa riferimento al successore di San Bruno nella certosa di Santo Stefano del Bosco. Chiese che appartenevano non soltanto le rendite a San Giovanni di Gerace e a quel vetusto oratorio, ma anche quelle di Santo Anania in territorio di Martore. Realtà attestate che col passare del tempo trovano poi una maggiore forza, una maggiore linfa e un maggiore tenore. Ma per quel che riguarda la fede che viene rivolta alla Madonna delle Grazie, dobbiamo far riferimento a quel vetusto oggi diruto, rimangono ancora tracce di quella chiesa che era in località che noi oggi diciamo Madonna fuori dell'abitato. E di quella chiesa rimanevano dei resti. Un terremoto distrusse gran parte, ma rimase impressa sul catino dell'abside quella immagine della Madonna con il bambino tra le braccia, circondata da una schiera di angeli. Si pensa, si vuole, che l'artista che ha scolpito questa immagine sublime, meravigliosa, in grande stile della Madonna delle Grazie, sia opera di Bernardo Valentini, sì, artista romano, ma che ha come ispirazione quella immagine della Madonna circondata da una fitta schiera degli angeli, che il terremoto la distrusse, però lasciò immutata e per tanto tempo rimase un'immagine bella, esemplare, intatta, in quel roveto dove sicuramente tanti poi trovarono una grande ispirazione. Questo santuario sorge per volontà popolare su delibera del decurionato municipale, dove viene ad essere definito gloria e vanto del popolo di San Giovanni di Gerace. Questo santuario, che oggi è meta costante di pellegrinaggi non soltanto dai paesi vicini e dalla gran parte della Calabria, ma viene continuamente visitato da coloro i quali provengono anche dai paesi del nord Italia, ma anche del nord Europa, ma principalmente dai nostri concittadini o di paesi vicini, durante le loro presenze in questi luoghi vengono perché vogliono trovare ai piedi della Madonna un momento di pace, di serenità, e questa fede viene ad essere rinsaldata nel corso del tempo. Qui dicevamo nei nostri TG che la fede non è da considerare in una maniera diversa, e che la festa non è un momento festaiuolo. Qui potrebbe essere anche considerata e concepita festa a costo zero, perché chi viene, viene per pregare, non viene per ascoltare o per vedere le classiche barelelle di circostanza. Ma specialmente in altri tempi, mutata la realtà e muta pure la festa, le popolazioni oppure i fedeli che venivano, sì, avevano un momento di contatto diverso con quella che poteva essere la realtà di tutti i giorni, ma oggi viviamo in una realtà di questo nuovo millennio, e a questo millennio dobbiamo fare riferimento per quel che riguarda pure la realtà qui a San Giovanni di Gerace.
e per rendervi ancora partecipi di questo nostro messaggio mandiamo una videoclip che abbiamo registrato sera di venerdì e che abbiamo mandato in onda nel TG di domani, dove notiamo una grande fiaccolata, tantissima gente che viene e in silenzio sotto un cielo buio rischiarato soltanto dalla vivida fiamma delle candele che percorre questo piccolo tratto di strada, ma vuole ritornare alle origini, e questo sta a significare questa realtà, questo percorso che ci porta in luoghi che noi conosciamo, ma che la gente ritorna con la memoria a quella che è stata la religiosità, la pietà popolare dei nostri padri. Se dalla regia sono pronti, possono partire le immagini. La festa della Madonna delle Grazie qui a San Giovanni di Gerace entra nel vivo. Dopo tante serate di fede, tante mattinate dedicate a avvenimenti vari, agli ammalati, ai giovani, alle famiglie, dicevamo la festa entra nel vivo. Una fiaccolata venerdì che precede la festa deve costituire un punto di riflessione della pietà popolare e della festa che ha animato in questi anni, in questi secoli, la vita di San Giovanni di Gerace. Una fiaccolata, un ritorno nei luoghi che ha visto prendere radici la fede mariana, ma vuole essere principalmente una riflessione di fede, un momento ancestrale che ci lega e quel cordone ombelicale che ha retto per tanti secoli la fede di questo paese. La gente partecipa, ma partecipa con momenti di riflessione, mentre il sacerdote scandisce quelli che sono i punti su cui porre la nostra radice, su cui porre le nostre salde manifestazioni che hanno nel tempo caratterizzato sempre di più la vita di questo borgo di Calabria. E nella notte fonda, dischiarata soltanto da queste vivide fiamme, mentre ai bordi viene ad essere posto una luce che deve essere quella realtà che anima la nostra fede. Noi andiamo con le nostre telecamere e ripercorriamo questa via sacra nel momento in cui ciascuno di noi schiude la propria realtà religiosa, pone in essere quelle strategie di fede, ma qui a San Giovanni di Gerace la festa e la fede costituiscono tutt'altra cosa. La festa non è la realtà festaiuola, è un momento di riflessione profonda. Il sacerdote, Padre Francis, ha retto questo santuario con quella realtà mariana che oggi più che mai la nostra realtà quotidiana avverte reale bisogno. E attraverso la voce del rettore noi andiamo e ripercorriamo questo punto di riferimento, la via sacra che conduce al vetusto santuario, dove ancora i resti e un'edicola dicono che qui la fede ha animato la realtà dei nostri padri. Però noi facciamo dopo la messa di venerdì con una fiaccolata insieme con tutta la gente, con una piccola statuina, portando in mano fino al luogo dove originariamente si dice che è apparso la Maria delle Grazie. Lì, soprattutto, noi facciamo una benedizione per i bambini, offriamo tutti i bambini che vengono in questi giorni al santuario per la novena, li portiamo, li facciamo una preghiera, una benedizione particolare, perché bambini sempre rimangono il futuro di ogni paese. A loro hanno bisogno di grande protezione, aiuto, conforto, consolazione da parte di tutti e soprattutto da Maria Santissima delle Grazie. E io posso veramente dire anche questa sera sarà moltissima gente per questo evento, già molte persone mi stanno telefonando di chiedere l'orario esatto di questa fiaccolata. Quindi ogni anno io vedo moltissima gente che dimostra una grande volontà attraverso la predicazione, attraverso le confessioni, attraverso anche i piccoli segni di
guarigione che il Signore offre alle persone che vengono qui sempre. La Chiesa sta rinnovando in questa piccola comunità, anche le persone vedono il loro cammino cristiano diversamente, riescono a orientare meglio la loro vita, riescono a presentare la loro vita davanti al Signore con grande coraggio e serenità, anche avendo grandi dolori, difficoltà, malattie in casa. Quindi io vi auguro a tutti voi una buona festa, soprattutto di grazia, di perdono, misericordia, amore di Dio che viene donato a tutti noi in questi giorni attraverso le preparazioni alla festa di Maria Santissima delle Grazie. Domenica sarà una grandissima festa di tanta gente affollata in questo piccolo comune. Noi faremo una messa insieme con il nostro vescovo alle 10:30 domenica mattina e poi seguirà subito la processione per le vie del paese. Il mio augurio è questo sempre, che la Madonna vi benedica tutti voi, anche coloro che vedranno questi eventi attraverso canali diretti da Telemia, perché anche la vostra vita viene affidata nelle mani del Signore. Intercediamo anche per tutti voi la grazia, la potenza, soprattutto la pace e salute che provengono dal volto di Maria Santissima delle Grazie. Avete, amici telespettatori, ascoltato le parole del rettore del santuario padre Francis e che cosa ha rappresentato quella fiaccolata di venerdì sera. Ora siamo col sindaco di San Giovanni di Gerace e l'avvocato Pino Vumbaca, al quale giustamente diciamo, in quanto non soltanto sindaco ma come presidente pure del comitato di gestione del santuario stesso. San Giovanni e la Madonna delle Grazie costituiscono tutt'uno. Sì, in queste giornate, nella giornata di festa del nostro paese lo vediamo, il nostro paese è in festa per la Madonna delle Grazie, è la festa della comunità, dei sangiovannesi che vivono qui, dei sangiovannesi che vivono fuori, nel nord Italia, all'estero, in Australia, in America, che ritornano per questa occasione. È la festa della nostra comunità. Il comune e il santuario sono un tutt'uno nell'organizzazione di questo evento che è il nostro giorno nazionale, diciamo, la nostra festa nazionale. Quindi tutti insieme per questo momento di gioia. Dicevamo nell'aprire il collegamento con chi ci ascolta, non soltanto in Italia, ma anche con i nostri connazionali all'estero, ai quali mandiamo il nostro saluto e il nostro messaggio di vicinanza al loco natio. La festa non è concepita come in altre realtà locali, come momento festaiuolo, anche se poi la desinenza è sempre la stessa. Qui festa significa fede, quella fede che vuole essere speranza, carità, partecipazione, farsi interprete dei sentimenti altrui, è un qualcosa di diverso. Sì, diciamo che la caratteristica della nostra festa di San Giovanni è questa, la forte connotazione spirituale, la forte connotazione religiosa. L'abbiamo visto in questi 9 giorni di novena, ogni sera la chiesa gremita di pellegrini provenienti da tutte le parti della regione, soprattutto abbiamo un legame particolare con l'entroterra della Piana di Gioia Tauro, i comuni di Giffone, Melicucco, Noia, Cinque Frondi, Polistena. L'abbiamo visto in tutti questi 9 giorni, l'abbiamo visto poi stanotte nella nottata, la veglia di preghiera per tutta la notte, la chiesa gremita, in questo santuario gremito risuonavano canti, preghiere per tutta la notte fino alle 5 di stamattina. È la connotazione peculiare di questa nostra festa. C'è il momento, diciamo, dei festeggiamenti civili, della musica, dei fuochi d'artificio, delle luminarie, che c'è, ci deve essere, fa parte della festa e fanno la festa, ma la connotazione principale è quella del dato religioso. Don Francis in questi 9 giorni ha dato il meglio di sé, insomma, non possiamo che ringraziarlo, il nostro rettore, dando proprio questo taglio profondo che anno dopo anno aumenta sempre di più e connota la nostra festa, una festa in cui si viene a pregare
E ci sono 9 giorni, 10 giorni di approfondimento spirituale, di vera e propria festa religiosa. Mi facevano notare alcuni amici proprio ieri sera, sabato, vigilia della grande e solenne processione, che nonostante ci fosse uno dei più importanti complessi bandistici nazionali, che con quella musica classica sapeva deliziare il palato di tanti buoni ascoltatori, nonostante tutto il santuario pullulava di persone. E come diceva, come mi ha raccontato pure Padre Francis, dico, questo grande santuario, dice, in queste circostanze era piccolo, molto piccolo, per la gente che voleva essere presente e per pregare principalmente. Sì, l'abbiamo rilevato tutti ieri sera. C'era la banda di Conversano che ha suonato nella piazza, in piazza Vittorio Emanuele, la piazza anch'essa gremita, ma nonostante questo c'era il santuario assolutamente pieno in ogni ordine di posto e anche tutti i posti all'impiedi. E così è rimasto per tutta la notte, fino a stamattina alle 5. Soprattutto la nottata diciamo, è partecipata dagli amici di Melicuccola, dagli amici di Giffone, dagli amici emigrati che tornano per questa occasione. Ci conosciamo, magari di non tutti conosciamo i nomi, conosciamo le facce, quindi ci salutiamo ed è bello rivedersi, rincontrarsi ogni anno in questa occasione. La nottata è soprattutto questo, un momento veramente di riunione del paese con i cittadini di San Giovanni che vivono fuori e con questi pellegrini legati da un legame profondissimo che insomma ha radici lontane nel tempo, nel Settecento insomma c'è una tradizione di un legame con questi paesi della Piana di Gioia Tauro, un legame che anziché appunto affievolirsi, grazie a Dio, anno per anno si rinnova. Allora in questo momento noi manderemo un altro contributo, perché chi non ha contezza del santuario della Madonna delle Grazie possa notare gli stucchi, gli ori, i pregi che lo impreziosiscono e lo rendono unico nel suo genere. Dalla regia può partire questo contributo, dove alla parola del rettore Padre Francis, che lancia un messaggio di fratellanza e di una forte fede, possiamo ammirare quelli che sono i decori del santuario stesso. Se dalla regia sono pronti possono partire le immagini, c'è questa seconda videoclip. Carissimi fratelli e sorelle, noi anche quest'anno facciamo questa novena in preparazione alla festa di Maria Santissima delle Grazie in questo santuario. Come sempre nella terza domenica di settembre viene una grandissima festa in questo piccolo comune di San Giovanni de Gerace. Io sono qui adesso dall'anno 2015, questo sarebbe il quarto momento della mia predicazione in questa chiesa, in questo santuario. Noi cerchiamo di dare molta importanza alla catechesi biblica, perché noi approfittiamo in questi 9 giorni di dare una visione ancora più larga, più comprensibile, di presentare chi è Maria. Maria non è una favola, Maria non è una leggenda, Maria non è soltanto la madre di Gesù, ma Maria è colei che ha saputo camminare dietro il figlio fino alla morte, dal grembo fino alla morte. Anche se i Vangeli non parlano molto di Maria, di quelle che noi troviamo già nei Vangeli ci danno grandissimo spazio per sviluppare chi è stata questa Maria di Nazareth. Maria non divenne così facilmente una donna lodata, ringraziata da tutti. Maria divenne una madre perché è stata veramente una madre che ha seguito il figlio con grande difficoltà, con dolore atroce, è rimasta coraggiosa ai piedi della croce senza cadere nella delusione della vita. Noi molte volte vediamo le festività di Maria Santissima come un momento di aggrappare qualche grazia
oppure chiedere qualche favore materiale, oppure poniamo i nostri bisogni come al solito, attraverso i nostri fiori, accendere candeli, offrire la messa, mettere le offerte nelle cassette. Tutte queste cose vanno bene fino a un certo punto. Ancora più importante, ogni volta che veniamo per la novena della Madonna, uno deve fare questa domanda importante: come noi guardiamo Maria, come guardiamo il volto di Maria, anche Maria ci guarda e fa questa domanda: voi seguite il mio figlio come io ho seguito il mio figlio nella mia vita? E questa è la domanda che Maria pone anche nel silenzio della nostra vita. Quindi andare ad un santuario deve diventare un momento di grandissima spiritualità cristiana familiare, dove ogni madre, ogni padre, ogni persona che entri in questo santuario deve riuscire a capire: io devo fare questo cammino di fede. Cammino di fede è soltanto un cammino che viene fatto con la parola di Gesù, non si parla con la mia parola. Gesù di Nazaret, quando incontrò i suoi primi discepoli, ha lanciato questa grande sfida a questi apostoli dicendo: venite dietro di me, vi farò diventare pescatori degli uomini. Vedete, Dio ha comandato queste persone anche più grandi di età di venire dietro, perché io sono il vostro maestro, venite dietro di me, vi insegnerò la via della vita. Così anche Maria, dal giorno della sua chiamata, attraverso l'angelo Gabriele, ha avuto questa chiamata di venire dietro questo progetto di Dio. E per questo motivo Maria disse all'angelo: sia fatta la tua volontà. Quindi colei che ha fatto un cammino di santità nel silenzio, nella contemplazione, meditando le parole del suo figlio giorno e notte, come Luca ci descrive elegantemente. Quindi noi cerchiamo di fare questo passo nella nostra chiesa, nel nostro santuario. Io ogni anno vedo più gente che partecipa al novenario, non solo negli ultimi 3 giorni, ma dal primo giorno della novena io posso constatare tantissime persone, perfino vengono giovani per confessarsi bene in questo santuario, perché nasce dentro di loro un desiderio per un cambiamento della vita, un desiderio per cercare nuovi orizzonti della vita, un desiderio che loro vogliono veramente compiere con Maria insieme con suo figlio Cristo Gesù. Siamo al giardino della Madonna, un po' distante dal santuario, però noi facciamo dopo la messa di venerdì con una fiaccolata insieme con tutta la gente, con una piccola statuina, portando in mano fino al luogo dove originariamente si dice che è apparso la Maria delle Grazie. Lì, soprattutto, noi facciamo una benedizione per i bambini, offriamo tutti i bambini che vengono in questi giorni al santuario per la novena, li portiamo, li facciamo una preghiera, una benedizione particolare, perché i bambini sempre rimangono il futuro di ogni paese. A loro hanno bisogno di grande protezione, aiuto, conforto, consolazione da parte di tutti e soprattutto da Maria Santissima delle Grazie. E io posso veramente dire, anche questa sera sarà moltissima gente per questo evento, già molte persone mi stanno telefonando di chiedere orario esatto di questa fiaccolata. Quindi ogni anno io vedo moltissima gente che dimostra una grande volontà attraverso la predicazione, attraverso le confessioni, attraverso anche i piccoli segni di guarigione che il Signore offre alle persone che vengono qui sempre.
la Chiesa sta rinnovando in questa piccola comunità, anche le persone vedono il loro cammino cristiano diversamente, riescono a orientare meglio la loro vita, riescono a presentare la loro vita davanti al Signore con grande coraggio e serenità, anche avendo grandi dolori, difficoltà, malattie in casa. Amici che ci ascoltate da casa, avete potuto notare le bellezze, le fattezze di questo splendido santuario mariano. Difatti, arrivando a San Giovanni di Gerace, sindaco, quello che caratterizza la realtà locale è San Giovanni di Gerace, paese mariano, stilizzato l'esterno del santuario. E mi pare che questo possa essere effettivamente il biglietto da visita. Sì, Quando hanno costruito questo santuario nell'Ottocento, in uno degli atti del comune, c'è scritto che questo santuario, il precedente che andava appunto riedificato, era lustro, ornamento e decoro del nostro paese. Penso che queste parole tutti noi dovremmo impararle a memoria e scolpircele nel cuore. Lustro, ornamento e decoro del nostro paese. Abbiamo visto appunto queste le decorazioni interne, questo fitto tessuto di decorazioni a stucco realizzate tra l'Ottocento e il Novecento da questi mastri decoratori, valenti decoratori ai quali abbiamo intitolato delle vie a inizio festa, appunto. Quindi questo è il dato del nostro santuario, il dato spirituale, il dato della preghiera che si intreccia alla bellezza, che si intreccia all'arte, per poi arrivare alla bellezza della statua della Madonna delle Grazie, questo capolavoro settecentesco che invito tutti ad approfondire, a conoscere. È una delle statue più belle che ci siano nel nostro territorio, nella Locride. Quindi bellezza, arte e devozione che si fondono qui in questo piccolo paese che vuole continuare ad avere questi dati come suo dato caratteristico. Quella delibera del 1833 del decurionato locale sembra, a distanza di quasi 200 anni, anno più, anno meno, a denotare l'attaccamento e quello che è stato proprio l'humus della fede verso la Madonna delle Grazie in questo paese. Ma faremmo anche un grande torto, penso. Io, parlando adesso, mi viene in mente Don Domenico Nadine, colui il quale a proprie spese fa sì che un grande mastro, Gangemi, tutto lavoro realizzato a mano che sembra quasi impossibile per quel tempo, ma che semplici mastri o queste maestranze locali avevano grande dimestichezza con gli stucchi, hanno realizzato queste belle cose. Sì, la storia del nostro santuario, la storia del santuario attuale, del santuario ottocentesco, comincia intorno al 1804 nel corso degli anni, tra l'Ottocento e il Novecento. Mastro Francesco Gangemi, un valentissimo decoratore, stuccatore, originario di Seminara, ma poi sangiovannese di adozione, realizza la volta, realizza le decorazioni alla base della volta, tutti gli stucchi interni. Successivamente nel Novecento, nei primi del Novecento, fino agli anni 40, un altro valente decoratore, Mastro Raffaele Pata, completa il santuario, la nicchia della Madonna delle Grazie, il campanile. Monsignor Domenico Nadile, a inizio del Novecento, finanzia alcune opere, il campanile, alcuni interventi di ristrutturazione. Quindi è un'entità vivente il nostro santuario, una fabbrica che con il contributo dei fedeli, con il contributo importante degli emigrati all'estero, si è arricchita anno dopo anno, momento dopo momento, di tutte le opere necessarie. Negli anni 70 è stata realizzata la cupola e continuamente insomma si sono completate le opere che ci portano oggi ad avere questo santuario che
riconosciuto come uno dei bei luoghi di culto della nostra zona, frequentato per le cerimonie nuziali. Molti matrimoni si vengono a celebrare qui da fuori paese, soprattutto da fuori paese, e quindi questo segno dell'importanza e della rilevanza storica, artistica, culturale che questo santuario ha e che è patrimonio diffuso in tutta la Locride e anche oltre. Io mi verrebbe quasi da mutuare una frase che il compianto professor Umberto Ferraro scrisse sul Giornale d'Italia. Sembra strano, ma calza a pennello quel suo dire. Cioè, quando le campane della Madonna delle Grazie suonano, il popolo corre e, come nelle anfizionie delle polis greche, ciascuno cerca di dare il proprio contributo, il proprio supporto, e chi non è nelle condizioni di dare denaro o di offrire denaro offre la propria opera manuale. Cioè, ci lascia intendere questo dire che o in un modo o nell'altro, e anche oggi lo vediamo sotto altri aspetti, ciascuno vuole concorrere a renderlo, come c'è, gloria, decoro, ornamento di questo paese, prendendo come punto di riferimento quella vecchia delibera, che è la prima delibera che viene ad essere posta per la costruzione di questo nuovo tempio. Sì, è questo il dato, un impegno costante di tutti, in varie forme, ognuno con la forma, con le proprie possibilità, l'impegno dei cittadini sangiovannesi, il dato di questo, la caratteristica, la peculiarità del nostro santuario è questo, l'impegno, l'affetto, l'attaccamento dei sangiovannesi in sito e dei sangiovannesi emigrati verso questo luogo di culto. Anche la sua collocazione, no? Il santuario in cima al paese e il paese prostrato, inginocchiato, tutto il centro storico prostrato ai piedi del santuario, è anche un dato significativo, insomma, dell'importanza, della centralità data a questo luogo, il nostro luogo di culto. Le campane del santuario sono voce familiare per ognuno di noi, no? Ne sentiamo i rintocchi dalla mattina alle 8, a mezzogiorno, alla sera, accompagnano ancora come da tradizione, insomma ci sono alcune tradizioni, tipo il suono dell'Ave Maria tre volte al giorno, dell'Angelus, che sono tradizioni che magari in altri paesi si sono perse, in altre zone si sono superate, in paesi più grandi insomma la modernità ha soppiantato questo tipo di tradizioni, qui ancora rimangono e le campane del nostro santuario dettano i tempi della nostra vita quotidiana, ed è un bel segnale, insomma, sia del santuario sia delle altre nostre chiese, delle altre due chiese che abbiamo nel nostro paese. E questo è il dato caratteristico, cerchiamo di preservarlo. Un'altra cosa è che dovremmo anche pensare di porla in un contesto, diciamo, ancora migliorativo, perché già è ottimale. Diceva un vecchio monaco venuto per le feste di settembre, anni or sono, molti scelgono il santuario della Madonna delle Grazie per coronare il loro soglio d'amore. Non soltanto perché si presta con la sua munificenza, con il fasto interno, immagini da impreziosire, le fotografie per un giorno particolare, ma lascia intendere che a questo si aggiunge proprio quella devozione verso la Madonna delle Grazie, che poi noi diciamo la Regina dei Cieli. E cioè questa luce che sprigiona da San Giovanni di Gerace e che si espande verso tutti gli angoli della terra, lascia intendere che nonostante questo paese lentamente si spegne per mancanza di persone umane, rende ancora però più brillante la luce
che viene irradiata nel mondo attraverso questa immagine sacra. Sì, ne ragionavamo in queste sere, insomma, il problema dello spopolamento, il problema di essere piccolo comune, di avere un numero di abitanti che va sempre più a ridursi, in questi giorni non ce lo siamo dimenticati, perché in questi giorni proprio abbiamo visto l'esatto contrario, abbiamo visto una chiesa piena ogni sera, abbiamo visto ogni giorno i nostri amici, i nostri parenti che rientravano e quindi che dall'aeroporto di Lamezia o dalle stazioni venivano, arrivavano qui. In questi giorni almeno questo, insomma, abbiamo visto che il santuario è un modo per rivitalizzare questo nostro paese. Speriamo sempre di più, poi i problemi sono più seri, sono più complessi, insomma. Però questo è un dato importante, il nostro santuario è segno della vitalità del nostro paese. Ma per questo paese, per questo santuario, cosa si può fare perché ritorni a questa luce divina, far risplendere pure un'entità, mutuando quella che è la circostanza del tempo, tempi tristi, una disoccupazione spaventosa? Cosa inventarci perché si possa creare le premesse? Per questa gioventù, specialmente per noi che siamo anziani, il problema non si pone, ma vedere questi ragazzi che oggi, ragazzi proprio, che vengono dalla lontanissima Australia, che vivono insieme a noi questa fede, questa festa, come poterla irrobustire, corroborare sì le nostre energie, ma che cosa dovrebbe essere messa in moto, quale strategia? C'è un qualcosa da inventarsi. Non possiamo neanche illuderci, non possiamo neanche pensare che dal santuario possa nascere chissà che a livello di ripresa socio-economica del nostro territorio. Io spero che questo sia un segno, un simbolo importante, ma poi queste dinamiche seguono altre vie. Io spero sinceramente che la nostra zona, che la nostra regione, il nostro sud possa trovare una via per rinascere. La ricetta non la so, non la conosco. Certamente l'impegno ci deve essere da parte di tutti, da parte del singolo cittadino, da parte delle istituzioni, ognuna per le proprie competenze, l'impegno a cercare di migliorare le situazioni per agevolare la permanenza dei residenti, quindi per far rimanere qui chi è nato qui e chi qui vorrebbe rinascere. I problemi sono complessi, il lavoro è una delle tematiche che ci attanaglia, e il fatto che ci sia emigrazione ancora oggi come c'era 50 anni fa per i nostri emigrati che ritornano è un brutto segnale. La ricetta, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, la ricetta non la conosco. Speriamo in un nuovo corso, in un New Deal che possa in qualche modo per il nostro sud dare qualche prospettiva, insomma. Cioè, ecco, la processione. Il discorso che noi stiamo facendo, amici telespettatori, con il sindaco che spazia e va anche oltre il senso del nostro dire che era la festa della Madonna delle Grazie, ci consente pure di leggere la vita di questo paese che nasce con la fede mariana, si sviluppa sotto un aspetto di religiosità e di spiritualità. Troviamo ulteriore conferma nel momento in cui si avverte attraverso la fede di rinforzare o di rafforzare le nostre energie per costruire un futuro. Sembra quasi un sistema anacronistico questo, però la fede, il santuario della Madonna delle Grazie, un paese con tante chiese e con pochi fedeli, dovrebbe indurci a rileggere in positivo, in progress, questo avvenimento che sta caratterizzando con queste giornate in onore della Madonna delle Grazie il nostro essere, la nostra presenza a San Giovanni di Gerace. Sì, in realtà tutto è nato da qui, il paese nasce attorno ad alcuni insediamenti monastici dedicati alla Madonna e a San Giovanni, da questo appunto i due nostri santi protettori, San Giovanni Battista, che dà il nome anche al paese, e la Madonna delle Grazie. Tutto nasce da lì,
e speriamo davvero che tutto possa da lì ritrovare linfa vitale. Lo speriamo, ma ripeto, le dinamiche sono un po' più complesse. Noi ci mettiamo la speranza, noi ci mettiamo la passione, ci mettiamo tutto l'impegno ad inserirci degnamente in questo cammino che speriamo possa essere di miglioramento complessivo. Mentre noi stiamo conversando, vedo passare tante persone. Queste io, che ho vissuto sempre la vita reale di questo paese, me ne accorgo che su 20 persone a malapena si intravede qualcuno di questa nostra entità locale. Mi sembra che il senso della festa, con questa prospettiva, è alquanto riuscito. Tanti fedeli che vengono, la chiesa è gremita in ogni ordine di posto, le scalinate che portano al santuario la stessa cosa. Vivere questi momenti non è un sistema di orgoglio o di essere ringalluzziti, ma significa aver dato una dimensione positiva a questa nostra entità locale. Cioè, oggi cessano le diatribe, il vescovo viene, adesso lo cerchiamo di prenderlo al volo in modo tale che possa insieme al sindaco conversare con noi e parlare con lui del senso della festa e non concepire come la sua omelia di Polsi che è stato eletto sotto il nostro senso. Speriamo di poterlo avere adesso ai nostri microfoni, perché viene ad essere fermato da tutti, è conosciuto, tutti vogliono conversare con lui, lui non si cura minimamente. Non si nega. Non si nega a nessuno e non si cura minimamente di quella che è la realtà della gente che aspetta. C'è tutti, aspettate tanto, senza di me la messa non si dice. Noi cerchiamo di fermarlo adesso come passa. Eccellenza. Eccellenza, buongiorno. Salve, scusate, il discorso noi dicevamo, tanto senza il vescovo la messa non si dice. Noi conversiamo e abbiamo detto col sindaco. Bastava una telefonata e vi avrei autorizzato a celebrare la messa, visto che l'impossibilità di arrivare qua. Quando fossimo tra pari, però qui il primus è uno, no, eccellenza, non facciamo perdere ulteriore. Dicevamo col sindaco una cosa, che qui si parla di realtà mariana, la festa assume un'altra connotazione, la festa è fede, pietà popolare, religiosità senza confini. Qui da noi non è minimamente scolpita da elementi che possono effettivamente essere, qui è fede, è festa. Tutto da vedere, perché nei grandi calderoni tu sai che c'è di tutto, bisogna poi mettere ordine. Buona festa a tutti, auguri al sindaco. Grazie. Ci vediamo dopo la messa. Facciamo aspettare. Ciao. Tante belle cose, grazie. Ci abbiamo sì. Per la celebrazione della allora, messa e poi per l'avvio della processione subito dopo. Amici telespettatori, la messa avrebbe dovuto iniziare alle 10:30. Il vescovo l'abbiamo soltanto così, en passant, cercato di percepire qualche parola. Il messaggio che noi abbiamo detto è stato molto chiaro, che vuole essere anche di rottura con quello che i giornali in questi giorni hanno voluto proporre. Il santuario pullula in ogni angolo della realtà municipale, tanti fedeli fanno ressa, è grande, però avrebbe dovuto essere ancora più grande per ospitare tanti fedeli che per la circostanza si sono recati a San Giovanni di Gerace per assistere a questa messa di mezzogiorno. Dopo la Santa Messa concelebrata con il Vescovo ci sarà la processione. Intanto vi faremo notare una panoramica con le nostre telecamere che si trovano all'interno del santuario, quello che è la vita del santuario stesso, e vi faremo vedere ancora una volta altre immagini che denotano lo splendore di questa realtà sangiovannese, e riprendendo ancora una volta quello che è lo spirito di quella delibera del 1833 del decurionato locale,
la chiesa della Madonna delle Grazie è ornamento e decoro di questo piccolo lembo di Calabria, San Giovanni di Gerace. Dalla regia possono partire le immagini che sono all'interno del santuario stesso.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo qui per vivere questo momento di preghiera e di lode al Signore. Saluto tutti voi, così come saluto tutti i fedeli che ci seguono attraverso l'emittente Telemia. Un saluto soprattutto ai migranti che ci seguono da lontano. Ma vorrei che la nostra preghiera arrivasse agli anziani, agli ammalati, alle persone sole nelle loro case. Vorrei che condividessero la nostra gioia e i motivi di festa che ci sostengono in questa giornata. Oggi, domenica, giorno del Signore, vogliamo vivere questa Eucaristia nell'ascolto della parola e nell'incontro con Cristo, pane di vita. Chiediamo la misericordia e il perdono dei nostri peccati. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Yeah.
preghiamo. O Padre, conforto dei poveri e dei sofferenti, non abbandonarci nella nostra miseria, il tuo Spirito Santo ci aiuti a credere con cuore e a confessare con le opere che Gesù è il Cristo, per vivere secondo la sua parola e il suo esempio, certi di salvare la nostra vita solo quando avremo il coraggio di perderla. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Pietoso e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Del Signore nella terra sì, ha liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo. A che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede ed io le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore.
per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno alla Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista. Altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E ordina loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Quest'oggi è una giornata un po' calda e vedo anche molto assiepate qui in chiesa. Quest'oggi avete anche aspettato, ma io ho avuto difficoltà a raggiungere il santuario. Oggi c'è tanta gente a San Giovanni di Gerace, quella gente che non vediamo però nel corso dell'anno la vediamo in questa occasione. Segno anche che Maria è come la mamma che attira i suoi figli, e anche quando il figlio emigra, va lontano e la mamma è rimasta nel paesino, i figli poi tendono sempre a ritornare a casa della madre. Quello che accade un po' qui a San Giovanni di Gerace, saluto il sindaco, le autorità che sono presenti, tutti voi carissimi fratelli e sorelle, come un saluto al parroco Don Francis, un ringraziamento per il lavoro che porta avanti qui con fatica, anche con grande difficoltà. Le nostre comunità più sono piccole e più sono impegnative, bisogna riconoscerlo questo, ma lui lo fa con grande gioia e con grande entusiasmo. Tenere desta la compito o del sacerdote
Questo è il compito di chi veramente ama il Signore, di chi veramente crede, tenere sempre desta la fede, soprattutto fare in modo che la propria fede si traduca in una vita coerente, in una vita vissuta secondo il Vangelo, perché la fede viene messa alla prova dalla vita di ogni giorno. Nessuno può dire di avere fede se la sua vita non è conforme alla fede che professa. Oggi la parola del Signore ci ha posto una domanda molto molto importante, che riguarda l'identità di Gesù, che riguarda la nostra identità di discepoli del Signore. Ed è Gesù stesso che pone questa domanda ai suoi discepoli in cammino, come volesse porre questa domanda Gesù a ciascuno di noi che è in cammino. Gesù dice: chi dice la gente che io sia? Cosa pensa la gente di me? E se questa domanda fosse posta a ciascuno di voi, voi rispondereste: beh, del Signore si dice di tutto e di più nel mondo di oggi. C'è chi lo vede come il Signore, ma la maggior parte magari lo vede come un grande benefattore, lo vede come uno al quale si può fare riferimento per poter ottenere quello che si chiede e che si vuole. C'era una grande confusione al tempo di Gesù: chi lo vedeva come Giovanni Battista, chi lo vedeva come Elia, chi lo vedeva come uno dei profeti. La confusione era grande, ma Gesù non interessava tanto sapere ciò che pensava la gente. A Gesù interessava invece la risposta personale a quella domanda da parte dei suoi discepoli: voi chi dite che io sia? E questa è una domanda fondamentale che ci poniamo anche noi questa mattina, che io pongo a me, che pongo a ciascuno di voi: chi dite che sia il Signore? Siamo qui, siamo davanti all'immagine della Madonna delle Grazie. Credo la persona giusta che ci potrebbe aiutare in questa ricerca per dare una risposta corretta a questa domanda è proprio la madre, è Maria. A Maria dobbiamo chiedere: Maria, aiutaci a conoscere il figlio tuo, aiutaci ad entrare nel mistero del tuo figlio, perché tu, che sei una creatura come noi, però immacolata, concepita senza macchie di peccato originale, assunta in cielo, in anima e corpo, tu come madre sei stata la prima a credere nel tuo figlio, quando l'hai concepito. Quindi nel momento del concepimento tu già sapevi chi era il tuo figlio, perché hai accolto da Dio il messaggio dell'angelo che ti chiedeva di essere la madre del suo figlio, e tu hai detto quell'eccomi, hai dato quella disponibilità piena alla volontà di Dio, perché hai capito che ciò che accadeva nella tua vita era voluto da Dio. Soprattutto hai accettato quel figlio da te concepito per opera dello Spirito Santo, l'hai accettato come opera di Dio, perché tu hai capito che cosa era, chi era quel bimbo concepito nel tuo grembo. Era opera di Dio, e tu hai accettato un figlio non concepito per opera del tuo legittimo sposo Giuseppe, ma concepito per opera dello Spirito Santo. Cioè hai visto in quel bimbo un dono dell'amore di Dio, hai visto in quel bimbo l'espressione piena dell'amore di Dio, hai visto in quel bimbo la misericordia del Padre, hai visto in quel bimbo un progetto di salvezza per tutti noi. È Maria che ci può aiutare a conoscere il figlio. Simone Pietro alla domanda risponde subito con immediatezza: ma tu sei il Messia, tu sei il figlio di Dio. E Gesù lo richiama e dice: non la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma è il Padre mio che è nei cieli. Cioè tu hai risposto bene, ma non perché la tua intelligenza ti portasse a capire tutto questo, ma perché il Padre mio te lo ha rivelato. Però Gesù non si ferma di fronte a questa confessione di Pietro, va oltre. Non gli basta, cioè, a Gesù che si dia a quella domanda una risposta solo con le labbra, una risposta solo così di intelligenza, una risposta di dottrina. A Gesù non basta questo. Infatti continua Gesù a
parlare con Pietro e con i discepoli, e Gesù fa loro presente che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso, dopo 3 giorni risorgere. Quindi annuncia ai discepoli quello che di lì a poco avrebbe vissuto, ma i discepoli non riescono a capire tutto questo, sicché Pietro rimprovera quasi Gesù, lo prende in disparte e gli dice: no maestro, cosa stai dicendo? Non deve accadere questo, che tu debba essere preso, processato e condannato a morte. Io non voglio questo, ti difenderò fino all'ultimo. E Gesù poi gli ricorda e gli dice: Pietro, tu mi tradirai alla prima occasione, così poi accadrà. Ma Pietro, ecco, confessa tutto questo perché non riesce a capire quanto sarebbe accaduto nella vita di Gesù. Non riesce ad accogliere il fatto che Gesù debba essere processato, condannato a morte, debba morire sulla croce, perché Pietro, nei suoi ragionamenti, nella sua logica umana, non tiene in considerazione quando alla fine dice Gesù: è il terzo giorno risorgerò, perché Pietro, ragionando come ragiona ogni uomo, non riesce ad accogliere il mistero della Pasqua, che è il mistero di morte e mistero di vita. Umanamente Pietro conosce la morte, nessuno che è morto è tornato più in vita, ma non riesce ad accettare invece il messaggio della vita nuova che sgorga dalla risurrezione. Per cui fa problema in Pietro accettare che Gesù debba morire e risorgere. Ma qui sta il cuore del mistero cristiano, qui sta la Pasqua, qui sta la domenica che noi celebriamo sempre, cioè la vita che si rinnova, la vita che rinasce, la vita che risorge con la Pasqua. E Gesù fa capire ai suoi discepoli che questa dimensione della morte e della risurrezione è fondamentale nella sua vita. Non si può capire il mistero della sua vita, non si può capire Gesù prescindendo da questo aspetto, prescindendo cioè dalla sua morte e dalla sua sofferenza, perché sulla croce egli ci manifesta proprio la bontà, la misericordia di Dio che si esprime attraverso il dono della vita. È il messaggio che allora questa parola ci vuole consegnare questa mattina, è racchiuso proprio in quelle espressioni finali del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato: chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Perdere la vita donandola non è un perdere la vita, ma è un guadagnarla, ma è un salvarla. Chi dona la sua vita per valori alti, chi dona la sua vita per il fratello, chi dona la sua vita per amore, guadagna la vita per l'eternità. Questo è il grande messaggio che questa liturgia oggi ci consegna. Ci mostra il Vangelo, il volto d'un Dio che ci salva, d'un Dio che è grande, d'un Dio che è amore e che ci ama e ci salva donando la sua vita. La croce che diventa l'espressione di questa benevolenza, di questo infinito amore del Padre verso di noi. Questo è il figlio di Maria nel quale noi crediamo. La devozione a Maria vuole condurci al figlio Gesù. Amare Maria, amare la madre, ci aiuta a conoscere il figlio, ci aiuta a familiarizzare il figlio. Vorrei che questo fosse chiaro, questo concetto. La nostra devozione è una devozione a Maria per poter incontrare il figlio. A Maria andiamo per incontrare il figlio. Noi incontriamo Gesù attraverso Maria. Sia questa la devozione di ciascuno di noi e sia ogni festa in onore della Vergine Maria
della madre l'occasione per ritornare al figlio Gesù, l'occasione per una conversione interiore. Non riduciamo la nostra fede a parole, a chiacchiere, ci dice San Giacomo, perché la nostra fede è vera se è accompagnata dalla coerenza della vita di ogni giorno. San Giacomo dice: io con le mie opere ti mostrerò la mia fede, ma tu non mi, senza le opere non mi manifesterai alcuna fede. La fede del cristiano è una fede che è chiamata anche a passare attraverso la morte, attraverso la croce, attraverso la prova. Ma la nostra vita non è per la morte, non è per la croce, ma è per la vita eterna. È il grande messaggio, il grande Vangelo, la bella notizia che la liturgia di oggi vuole consegnare a ciascuno di noi. E se noi crediamo nella Pasqua del Signore e crediamo nel Figlio di Maria come Figlio di Dio, allora abbiamo tanti motivi per far festa. Se festeggiamo Maria è proprio per questo motivo, perché c'è Gesù che ci dà una prospettiva di vita oltre la vita presente, che ci prospetta una vita oltre la sofferenza che spesso siamo chiamati ad affrontare nella nostra vita di ogni giorno. In un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, con la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di nuovo tornato alla gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Una santa cattolica ed apostolica, confesso un solo battesimo, don dei peccati, detto la risurrezione dei morti, la vita della morte. Amen. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza, lievito di fraternità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché la forza dello Spirito ci aiuti a rinunziare agli idoli che il nuovo paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, di cupidigia e di disprezzo del prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché ci sia data la sapienza del cuore, al fine di comprendere e soccorrere i nuovi poveri, anziani, handicappati e marginati. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché in un mondo sempre più immerso nel relativo, la comunità cristiana affermi in modo coerente i valori assoluti dello Spirito. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché si rafforzi il vincolo di comunione fra tutti i membri della Chiesa e così il popolo della nuova alleanza diventi segno di riconciliazione per l'umanità intera. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Stendi
la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. La salvezza. Avere con questa abbiamo riconosciuto mezzo del progetto
Francesco. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò
preghiamo. La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo ed anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Voglio chiedere a Maria di intercedere per noi presso il Padre, di concedere una benedizione particolare a questa comunità di San Giovanni di Gerace, a tutti i San Giovannesi che ci seguono un po' da lontano, che ci hanno seguito in questa celebrazione, i migranti, quelli che sono rientrati per questa festa. Una benedizione su tutta la comunità civile e religiosa nello stesso tempo. Adesso vi attende la processione, è un'ora questa calda della giornata, quindi vivere questo momento non è una cosa facile, una processione a quest'ora, però ecco, lasciatevi guidare anche da quello spirito di sacrificio che caratterizza un po' la vita, la storia, la vicenda umana di ciascuno di voi, e cercate per quanto è possibile durante la processione di pregare, ma anche di rispettare le regole, le norme che sono state indicate per le processioni da parte dei vescovi calabresi, non solo da me, ma dei vescovi calabresi. Sapete, durante le processioni non è più possibile raccogliere le offerte, perché la processione è solo un momento di preghiera. Le offerte possono essere fatte in un'altra occasione, quindi non possono essere portate durante il processo, durante il percorso processionale, cassette con cui raccogliere le offerte. Ecco, non abbiate paura di rispettare queste norme, perché la festa si fa comunque lo stesso. Ecco, le offerte possono pervenire in altri modi, ma rispettiamo le indicazioni della Chiesa, altrimenti la processione non sarà una manifestazione religiosa, ma sarà una manifestazione spettacolare, folcloristica, non so come dire. È molto importante seguire le indicazioni della Chiesa. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
novella di pace da voi tutti. Alcuni elementi che debbono costituire e caratterizzare la nostra fede. A me piace in determinato modo e poi da quello che che dovrà indurci nella in questo termine che dovrebbe caratterizzare la vita di che prima che procede la la realtà della festa in sé per sé. Intanto con una telecamera ci stiamo ora spostando sul sacrato della Chiesa che è
in località Lo Monacello in onore di Santa Maria degli Angeli. Ciò spiega come nel 400 in cima al vecchio casale della sede una chiesa destinata col tempo a divenire parrocchiale e poi arcipretale che viene eretta in onore di Santa Maria Assunta. Ciò spiega ancora come sui ruderi della cappella di Santa Maria degli Angeli sorga nel 600 una novella chiesa intitolata a Santa Maria delle Grazie. E ciò spiega ancora come nell'Ottocento assuma piena forma d'arte l'attuale santuario di Maria Santissima delle Grazie, destinato a costituire il centro di attrazione non solo della popolazione di questo borgo di Calabria, ma delle comunità di tutti i paesi viciniori. Ma non solo, nella magnificenza del fasto templare rifulge lo splendore della fede mariana, ma questo promana e ci è dato coglierlo nella sua interezza da tutti i poli della vita sociale sangiovannese. Noi stiamo ascoltando un vocio di parole, ma vogliamo pure percepire la voce di qualcuno dei nostri emigrati che dall'Australia ancora una volta ritorna nel natio loco natio per assistere a questa solenne manifestazione di fede, alla celebrazione della festa della Madonna di Maria Santissima delle Grazie. E Francis, uno che ogni anno ritorna, ma con quale animo? Francis, tu ritorni a San Giovanni? Sono fatto 21 volte, sono stato qui, emozionato. E faccio 17.000 km l'anno per venire a questa festa. E mentre campo vengo tutto l'anno, se mi sento bene. Ma che cosa si avverte in Australia? È una bella cosa, tutti vogliono venire, anche i miei figli, tutti, una grande festa, a vedere i paesani, a vedere gli amici, a vedere tutti. Ieri c'è mio cugino che non parla inglese, l'ho portato in tutto il paese, è stata una luce che viene, già viene qua. Cioè, non si viene in estate per trascorrere le vacanze, ma dall'Australia si viene per la festa della Madonna delle Grazie. Bravo, io vengo per la festa della Madonna delle Grazie. Non interessa il mare? No, io abito sul mare, non è che mi devo venire qui andare al mare. Io abito sulla spiaggia, in Australia, una bella spiaggia, però io vengo per la Madonna delle Grazie. E che cosa si vive in questo mese che voi altri tutti trascorrete in questo paese, in questo borgo? Ecco l'immagine della Madonna delle Grazie, dove il nostro cameraman sta zoomando sui particolari della statua e quello che è intorno alla bara. Adesso vediamo fiori che per la circostanza sono stati messi e collocati in questo modo da un fiorista di circostanza. Fuori, ecco la croce processionale, uno stendardo che l'unico stendardo che gira, però è stato realizzato in Australia. Tanti fedeli, il sindaco con la fascia tricolore sta varcando la soglia della chiesa, e la banda nella scalinata che immette sul sagrato del santuario, adesso dall'interno un gioco di luci che ci fa cogliere, e la bravura riesce a percepire questo piccolo particolare, la raggiera. Siamo all'esterno adesso con la telecamera, il sagrato del santuario, tante persone assistono, è troppo piccolo, anche il santuario è piccolo pur essendo molto grande, la banda musicale, ecco la soglia del santuario, tanti osanna, tanto viva Maria, questa regina del cielo, quella Madonna che gloria, splendore di San Giovanni di Gerace. Applausi al cielo aperto, dai balconi tanti si affacciano per ammirare questa statua stupenda, questa opera superba di Bernardo Valentini, e dall'interno vediamo adesso e percepiamo anche attraverso la reggiera quelle zone di luce che sprigionano e che fanno da contrasto con la luce esterna. Ecco, la Madonna viene festeggiata, la banda suona, tanta gente, tanti applausi, tanti viva Maria, tanti telefonini per percepire e cogliere
queste immagini che lasciano sicuramente scolpita la festa nell'animo di tanti fedeli. San Giovanni di Gerace è tutt'uno con la Madonna delle Grazie e il popolo si raccoglie, festeggia. Ecco qui un'altra immagine, immagine una più bella dell'altra, che i nostri tecnici riescono a farvi vedere, a farvi percepire. Noi qui dalla regia mobile riusciamo a capire e a conversare con gli operatori che intanto riescono a zoomare e farvi anche con le loro immagini percepire un qualcosa di diverso. Ecco i particolari di questa stupenda statua. Non manca però anche qualche colpo di fuoco d'artificio, anzi tanti fuochi d'artificio, sono pochi perché la Chiesa ha vietato che si facciano delle batterie nelle processioni perché debbono essere un momento di raccoglimento di fede, anche che però è giusto percepire anche un segno della nostra fede, anche un segno del nostro folklore, un momento di crescita attraverso anche queste piccole cose che possono apparire di forma esteriore, insite nella mente e nel cuore di tutti i fedeli. Ecco alcune belle immagini, ecco particolari. Credo che dobbiamo dare anche merito ai nostri cameraman che riescono a giocare con le telecamere e farci percepire alcuni particolari di questa superba statua. Io credo e penso di non essere del torto quando dico che è una delle più belle statue non soltanto della nostra diocesi ma di tutta la statuaria mariana nel suo insieme. È un'opera sublime, tantissimi angeli di ogni dimensione, quella splendida raggiera tutta tempestata di oro zecchino. Ecco, momenti di raccoglimento. La banda suona, i portatori sono fermi, ascoltano con viva attenzione. Dalla regia si cerca di giocare anche con le immagini per farvi percepire la bellezza di questa realtà mariana, lo splendore di questa festa. Le telecamere guidate da Antonio Riggio, sfaccettature di rileggere questo momento di festa, di rivedere alcuni aspetti che caratterizzano quello che avviene a San Giovanni di Gerace. Una volta tanto oro, tanti segni, tanti pegni, tanti che costituisce il tesoro della Madonna delle Grazie, viene posto all'attenzione dei fedeli durante la processione. Si cerca di essere più sobri, però con un modo e con una realtà più sentita e più partecipata. Questa è la fede in questo paese piccolo ma grande nella sua devozione verso la Madonna delle Grazie. E mentre adesso dalla regia le immagini sfumano, noi dobbiamo salutarci, amici telespettatori. Pensiamo di avervi fatto cosa gradita presentandovi alla volta di grande fede, di grande pietà popolare, la festa in onore della Madonna delle Grazie. Una diretta che è durata oltre 2 ore ma è valsa la pena. Stasera alle ore 20 ci sarà una replica e poi domani e poi sugli altri canali. Merita questo paese, merita tal gente, meritano i nostri fedeli, i cittadini che in massa sono corsi ai piedi della Madonna delle Grazie per invocare una grazia. Lei ha ascoltato tutti senza pretendere nulla. E con questi sentimenti, amici telespettatori, ci congeriamo da voi, pensiamo di avervi fatto cosa gradita presentandovi queste immagini. Vi ringraziamo per il vostro
cortese ascolto e vi auguriamo una buona festa e un buon proseguimento con i nostri programmi. Buona medica da San Giovanni di Gerace. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane.